La mosca dell'olivo è considerata la principale avversità dell'olivo. I danni che le larve provocano nutrendosi della polpa delle drupe recano ingenti perdite di prodotto. I danni sono rappresentati dalle punture di ovideposizione che lacerano la superficie delle drupe, causando una colorazione nerastra che con la maturazione porta a lacerazioni e marciumi con grave scadimento qualitativo delle olive e dell'olio da produrre. Attraverso le punture di ovideposizione è inoltre possibile la trasmissione della rogna dell'olivo causata dall'agente patogeno Pseudomonas avastanoi. Considerando che in agricoltura spesso non si sbaglia il come e il cosa, ma il quando, il monitoraggio è indispensabile per individuare il momento in cui il trattamento ha la massima efficacia. La strategia di controllo prevede il monitoraggio precoce della presenza e della densità dell'insetto nell'ambiente per poter mantenere basse le infestazioni. Il monitoraggio può essere condotto tramite trappole formate da un tettuccio ed un fondo collato, uniti tra loro mediante anelli a spirale. L'erogatore di feromone va posizionato all'interno del fondo collato, dove gli individui maschi della specie considerata verranno attratti dal feromone sessuale. EcoTrap è una trappola per il controllo della mosca dell'olivo con il metodo della cattura massale, autorizzata soprattutto su oliveti a conduzione biologica. EcoTrap garantisce una protezione efficace dagli attacchi della mosca dell'olivo, senza incidere con sostanze tossiche nocive su frutti e foglie e senza dispersione di insetticidi nell'ambiente. Rappresenta la base per la difesa nei confronti della mosca in strategie biologiche e integrate, riducendo al minimo l'impatto sull'ambiente e sull'entomofauna utile. Questa trappola si presenta in confezioni da 100 unità ed è composta da un sacchetto di polietilene che contiene un attrattivo alimentare, rivestito all'esterno con una speciale carta trattata con un insetticida piretroide, la deltametrina. Unitamente alla busta viene dato in dotazione un dispenser di colore bianco contenente il feromone che servirà come attrattivo sessuale nei confronti dei maschi. Inoltre avremo un filo metallico che servirà per unire insieme il dispenser e la busta. Il metodo della cattura massale si basa su un'azione preventiva che attira gli adulti della mosca grazie alle due modalità attrattive che agiscono sinergicamente. Il feromone sessuale attira i maschi, mentre i sali d'ammonio contenuti nel sacchetto costituiscono un attrattivo alimentare per ambo i sessi del fitofago. Una volta a contatto con l'involucro, gli adulti della mosca muoiono rapidamente. L'applicazione della trappola è semplice e non necessita una particolare preparazione. Vengono applicati due piccoli fori sulla parte superiore del sacchetto verde e uno sull'erogatore del feromone. Per forare usare il filo metallico in dotazione con il quale verrà in seguito appeso il sacchetto sull'albero. È opportuno che le trappole così predisposte siano collocate all'interno della zona medio-alta della chioma della pianta, ad un'altezza media di 2 metri dal suolo, evitando l'esposizione diretta ai raggi solari e il contatto diretto con rami e foglie. In caso di oliveti giovani di media taglia con densità di impianto di 200-400 piante per ettaro, si consiglia di distribuire una trappola ogni due piante. Nel caso invece di olivi più alti di 5 metri e con un numero di piante di 100-150 per ettaro, applicare una trappola a pianta. Con densità di impianto superiori, 600-800 piante per ettaro, le trappole possono essere appese ogni 3-4 piante. Il numero di trappole per ettaro non deve mai essere inferiore a 100. In caso di forti infestazioni o di un elevato numero di catture, si può intervenire aumentando il numero di trappole, distribuendole anche sugli alberi sui quali non sono state precedentemente applicate, oppure, nel peggiore dei casi, intervenire con un trattamento abbattente. La capacità attrattiva insetticida di EcoTrap è garantita fino alla raccolta. Le trappole possono rimanere sugli alberi fino a maggio-giugno dell'anno successivo, quando verranno sostituite con una nuova applicazione. Sulle vecchie trappole non sarà più presente nessuna traccia di insetticida o di qualsiasi altra sostanza attiva. Sarà quindi possibile smaltirle senza particolari ostacoli di tossicità per l'operatore e per l'ambiente. EcoTrap e tanti altri prodotti utili per agricoltura integrata e biologica li trovi sul sito www.agrimac.it.